tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Su voci.fm abbiamo, ma vi posso chiamare Vocologica o vi chiamo Chiara, Daniele, presentatevi voi come volete. Sì, io sono Chiara Falanga, sono un medico foniatra e insieme a Daniele Apredda, logopedista, ci occupiamo di voci professionali. E infatti Vocologica, la nostra associazione, nasce proprio per questo, per portare consapevolezza, per prendersi cura della voce a tutto tondo, quindi con formazioni, con diagnosi, cura, ma anche che appunto con eventi come questo, ecco. Esatto. Eventi come questo, Festival della Voce, avete fatto e state facendo degli incontri, workshop, laboratori per... Questa è una primissima edizione, siamo contentissimi perché l'abbiamo portata a Napoli. Il nostro obiettivo è celebrare la voce. Penso che la cosa più bella è abbiamo unito il mondo scientifico con il mondo artistico, quindi noi ci occupiamo di riparare, fra virgolette, le voci, e ovviamente abbiamo fatto dei laboratori con chi invece fa della propria voce il proprio lavoro. E quindi qui questo evento che celebra le voci, abbiamo diversi laboratori, laboratorio di speakeraggio, di doppiaggio cinematografico, e poi c'è stato e ci sarà anche il nostro laboratorio dentro la voce. Quindi. Sì, un laboratorio per i curiosi, per tutte le persone che sono alla ricerca dell'identità vocale, vogliono comprendere meglio il loro strumento, perché ecco, ognuno di noi ha tante potenzialità che chiaramente chi magari già ha lavorato con la voce sa, ma altre persone necessitano, hanno bisogno di scoprire, e quindi partiamo da una scoperta della voce per arrivare anche a comprendere come lavorare sulla voce senza farci male, e quindi entrando poi nel discorso un po' più medico che ci contraddistingue come esatto. Professionisti clinici. Quindi ecco. Dentro la voce, perché effettivamente noi mostriamo cosa succede, cosa accade dentro la voce di un artista, di una persona. Non hanno il coraggio magari di intraprendere un percorso artistico nel doppiaggio, nel teatro, nel canto, perché hanno paura di avere una brutta voce o di non riuscire a raggiungere quegli acuti, e noi invece mostriamo che tutto è possibile, ovviamente con una buona dose di conoscenza e consapevolezza, ed ecco il motivo per cui abbiamo creato il nostro laboratorio all'interno di questo grande festival, che è il Festival della Voce, che si sta svolgendo qui a Napoli. Esattamente. Allora, altre due domande, sono molto curiosa, voi lavorate anche con artisti, con cantanti, ci dite qualcuno con cui avete lavorato, avete il segreto professionale? Abbiamo il segreto professionale, allora, siamo fortunati e ringraziamo, e diciamo che il motivo, noi lavoriamo su diversi aspetti, su diversi ambiti, perché lavoriamo con il canto lirico, con il doppiaggio, quindi noi abbiamo la possibilità di navigare diversi ambiti artistici. Non possiamo proprio dire dei nomi, perché siamo, a parte il segreto professionale, molti appunto scrivono, ci chiedono proprio di non dirlo. Possiamo magari salutare Ira Green, che è una nostra, appunto, che è una cantante metal. Esatto, lei ci dà il consenso. Ma anche alcune persone che sono qui in questo festival, alcuni doppiatori. Salutiamo Fabrizio Mazzotta, ad esempio. Renato Novara, infatti il motivo per cui è nato questo è dall'incontro di pazienti, di amici, e quindi si è creato questa situazione. Non possiamo dire altre. Invece una cosa la potete dire, anzi ce la dovete dire, la cosa assolutamente da non fare per non danneggiare, per non giocarsi la propria voce. Okay. Beh, è una domanda molto ampia. Possiamo dire un'altra cosa, quello che si può fare, che ci hanno sempre detto di non fare, noi possiamo fare con la nostra voce, non è assolutamente dannoso, ma anzi è un'azione fisiologica che serve per pulire le nostre corde vocali dal muco e da altri residui che possono invece ostacolare la nostra voce, quindi abbiamo rotto alcuni tabù più che altro. Sì, per quanto riguarda invece quello che possiamo fare con la nostra voce, ecco, esplorare, giocare con la voce, ascoltando le sensazioni che vengono dal nostro strumento. Se io avverto fatica, dolore, magari forse
sto andando in una direzione che non è giusta, o magari devo affrontare questo tipo di lavoro con un trainer, ecco, poi a seconda delle esigenze, logopedista o insegnante di canto, poi dipende dal tipo di problema. Oppure, ecco, possiamo anche dare un consiglio, sì. Se voi avete un vostro carissimo, caro amico, ma caro amico, potete dare un pocket coffee oppure le caramelle alla menta, perché perché in questo modo la voce si disidrata, nel senso che è un reflusso, è uno scherzo per dire, che cosa da non fare, soprattutto da non dare ai vostri amici, magari forse ai vostri nemici, e sono caramelle alla menta, pocket coffee, il caffè e il cioccolato, che sono reflussogeni, quindi possono portare. Il Voxil invece funziona molto bene. Il Voxil sì, lo consigliamo, il Voxil assolutamente lo appunto diamo e lo consigliamo e lo prescriviamo appunto ai pazienti, ma anche a chi non ha propriamente un problema alla voce, perché comunque è utile, è un integratore che permette appunto un miglioramento delle funzioni vocali, questo sì. Un saluto a voci.fm, ciao! Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it